trasparenza non è chiaramente né politica né altro, è informativa. Come sapete, tutta la regione Marche, per svariate ragioni di carattere prevalentemente proprio legislativo della regione, c'è un fiorire selvaggio di centrale biogas e sostanzialmente è capitato in tantissime delle occasioni in cui sono stati approvati progetti che i cittadini che abitavano nei paraggi delle biogas si sono visti i lavori iniziare sotto la finestra senza avere la più pallida idea di cosa fosse una centrale biogas. Quindi questa, che tanto per inciso dice però quello che diranno loro, è nel 99.9% dei casi esclusivamente una speculazione dello stato attuale. Questa conferenza è per l'appunto informativa, in maniera che almeno a Tolentino, dove già qualche biogas c'è, ma sicuramente con tutti gli altri posti saremo teatro di svariate ulteriori richieste, almeno a Tolentino i cittadini sappiano che cos'è una biogas, come funziona, perché va bene, quando no, e ribadisco perché allo stato attuale è in pratica esclusivamente una speculazione. Abbiamo due persone molto più titolate di me che nei loro confronti sono esclusivamente un informato dei fatti. Abbiamo il dottor Giovanni Vantaggi, che è un medico per l'ambiente dell'ISTE, quindi che si occuperà di tutto l'aspetto eventualmente, diciamo così, pericoloso delle emissioni, del perché sanitario, giustamente. E Roberto Pellegrino, che lavora all'Università di Perugia come chimico, quindi i due aspetti principali. Alla fine di questi due interventi avremo un video di Massimo Giannangeli di Iesi, che è il presidente del comitato No Biogas a Stabellino, se non sbaglio. Valesina totale, però Massimo Giannangeli non è potuto venire purtroppo perché fa un lavoro, perché è stato chiamato all'ultimo momento per lavorare. Ha mandato la vicepresidente del comitato, praticamente, che è poi lei che tante volte tiene anche queste conferenze in merito, quindi assolutamente capacissima di sostituire Massimo. Quindi dopo il video, dopo eventuali integrazioni da parte di Donatella, ci sarà un dibattito aperto, per cui se vorrete fare domande io starò zitto per tutto il resto della serata, a parte qualche intervento nel mezzo, e ci sono persone molto più capaci di me che vi sapranno rispondere per filo e per segno. Grazie a tutti. Sono un medico di famiglia di stazione da 2 anni e mi ha definito Gianni medico per l'ambiente. In realtà non dovrebbero esistere i medici per l'ambiente, perché i medici dovrebbero, il motto di ISDE è che tutti sono responsabili per l'ambiente, i medici lo sono 2 volte. Però ecco, tutti siamo responsabili per l'ambiente, quindi non dovrei definirmi medico per l'ambiente. Comunque veniamo alla mia presentazione. Vedete il titolo è La salute viene prima di tutto, punto interrogativo. Inizio da la fotografia di un vostro conterraneo, perché è nato a Sasso Ferrato, e il professor Lorenzo Tomatis. La fotografia è brutta, ma io sono molto affezionato a quella fotografia perché è stata fatta a Gubbio ad un convegno che organizzai nel 2006. Lorenzo Tomatis è stato il fondatore di una delle istituti più importanti sulla ricerca del cancro, che si trova a Lione, la IARC di Lione. Lorenzo Tomatis, queste sono sue parole, che diceva sempre accuratamente ogni volta che c'era un convegno a cui partecipava: cosa diranno le future generazioni del mondo che abbiamo lasciato loro. E su questo volevo fare una piccola riflessione, permettetemela, perché io ho 62 anni, sono venuto a Tolentino, ne avrò avuti 9-10, quindi ritorno dopo 50 anni. E non pensavo, non mi ricordavo che era così bella. Però mi hanno detto che questo patrimonio è stato svalorizzato nel tempo. Non so, io ecco, la riflessione che do a
così come turista, diciamo. Velocissimo, perché sono arrivato questa, siamo arrivati questa sera alle 6, quindi è stata una corsa, però mi sono reso conto di quanta potenzialità abbia questa città. Questi sono i dati che l'Unione, che la IARC, e quindi l'Istituto, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, definisce con dati che riguardano il periodo 1989-2001, che c'è un incremento dell'incidenza di tumori, soprattutto nelle donne. Nel 2008 questa incidenza, dati più recenti, è ancora più di più aumentata di circa il 20%. Quello che vedete in basso è il dottor Valerio Gennaro, che è dirigente, oncologo e epidemiologo dell'Istituto Tumori di Genova, e lui la definisce come l'evidenza di un fallimento della prevenzione primaria. Poi vediamo meglio quello che significa. Infatti lui dice: bisogna avere bene in chiaro che cosa intendiamo e quando si parla di prevenzione. Parliamo di prevenzione primaria o secondaria, di ricerca della salute o degli affari? E sul mondo della salute, purtroppo anche le cronache degli ultimi giorni, come vedete, è un affare abbastanza lucroso. Quindi salute e prevenzione sono due entità assolutamente indissolubili, e l'articolo 32 della Costituzione lo mette, lo dice molto chiaramente: la Repubblica, che siamo tutti noi, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo. È per questo che il 23 dicembre del 78 è stata varata la legge 833, per la quale noi tutti siamo, abbiamo la possibilità di accedere alle cure sanitarie, avere il medico e così via. C'è un però, che la legge 833 parla di educazione alla salute, di educazione sanitaria, per creare una coscienza sanitaria, parla della prevenzione delle malattie, della promozione e la salvaguardia della salubrità dell'ambiente naturale, sia di vita che di lavoro, ma soprattutto all'articolo 20 parla dell'attività di prevenzione, di profilassi, cioè di prevenire le malattie prima che queste insorgano. Questo purtroppo è stato disatteso, e non è questa che vedete la prevenzione. Non fatevi incantare da certe persone, non faccio nomi e cognomi, ma li vedete. La prevenzione primaria è fare in maniera tale che la malattia non venga, cioè che quindi riguarda, l'esempio classico, il vaccino che abbiamo fatto da piccoli per la poliomielite, per evitare il rischio della poliomielite, del morbillo e così, della difterite, del tetano, poi gli stili di vita, chiaramente le precauzioni che riguardano il nostro modo di guidare, di usare i nostri veicoli, i nostri mezzi meccanici, ma soprattutto anche eliminare eventuali rischi che sono legati a quello che viene immesso nell'ambiente. Vi do solo un dato: se si fa le analisi ad un novantenne, troviamo un numero X di sostanze estranee. Se andiamo a fare le analisi di un cordone ombelicale di un bambino appena nato, oggi troviamo centinaia di sostanze estranee. La prevenzione secondaria è quella che viene molto più propagandata, cioè la diagnosi precoce, cioè prima possibile, di una malattia che già esiste, che già c'è. Perché è molto propagandata? Perché è chiaramente legata al fatto economico, mezzi diagnostici, terapie successive. Se io faccio prevenzione primaria non ho bisogno di tanti investimenti per quanto riguarda cure, perché non mi ammalo, o per quanto riguarda indagini diagnostiche.
La prevenzione terziaria è invece la prevenzione che si fa in chi ha già avuto una malattia, per cui per vedere se non c'è recidiva di quella malattia. Produzione di energia elettrica mediante processi di combustione. Naturalmente è tutto detto per fare bene non solo alle persone ma anche all'ambiente, no? La classica fotografia del bio, no? Ogni volta che si dice, al di là anche dei cosiddetti incentivi statali, punto interrogativo. Poi dopo ne parlerà meglio il dottor Roberto Pellegrini. Guardando i documenti che ho potuto visionare, qui si parla di una centrale a fonte rinnovabile al 100% con motori endotermici ad olio vegetale. Quindi anche in questo caso vegetale, uno pensa che è tutto tranquillo, tutto a posto. La solita storiella del bio, no? Il sole che fa crescere le piante, poi le utilizziamo per da bruciare così. E quindi il discorso dell'anidride carbonica, che non è vero, poi ve lo ridirà meglio il dottor Pellegrini. Questi sono i motori che dovrebbero essere impiantati a circa 400 kW per una centrale ad olio di colza occorrono 2.920 ettari all'anno, con la rotazione fanno 8.790 ettari. Per una centrale che utilizza infatti 190 kW occhio e croce, cioè sono 1.000 ettari all'anno, con la rotazione 3.000 ettari all'anno. Poi c'è il problema dell'acqua, ho parlato di colza, ma può essere anche altre colture. Per un ettaro di mais occorrono 4 milioni di litri di acqua, di cui solo 2 milioni forse da Padre Eterno o il Tempo, chi volete voi. E quest'anno avete visto che il problema è stato veramente serio. Noi in Umbria è stato chiesto lo stato di calamità naturale in conseguenza della siccità. Ma andiamo a vedere meglio questo problema, cioè questo fatto del bruciare gli oli vegetali. C'è uno studio fatto nel 2001 dalla, vedete riportati, Comune di Bologna, ATC, l'azienda di trasporti, l'Enea, l'ARPA, l'ASL, CNR e la regione Emilia-Romagna, quindi è un lavoro diciamo così attendibile. E hanno analizzato, qui vedete sono riportati 5 carburanti, il metano, il biodiesel, cioè gli oli vegetali, e questo è un miscuglio di gasolio con acqua, ma non lo consideriamo perché hanno logorato variabile per risparmiare la quantità di carburante, hanno fatto questo esperimento, ma siccome i motori si rovinavano velocemente l'hanno praticamente abbandonato. E qui c'è il gasolio classico. Fattore di tossicità complessivo delle PM10, delle polveri di 10 microni di diametro. Guardate, questo è il metano, praticamente quasi zero. Questo è il biocarburante e questo è il gasolio. Praticamente il biocarburante ha un fattore di tossicità complessivo del 10 doppio rispetto al gasolio. E parliamo di oli vegetali. Questa è la deposizione polmonare degli idrocarburi policiclici aromatici. Questo è il gasolio normale e questo è il gasolio normale e questo è il biodiesel. È doppio rispetto al gasolio. Questi sono gli NOx, questo è il metano, tenetela presente un attimino questa diapositiva perché poi io la faccio rivedere. Uno si aspetta che il metano non dia nessun elemento inquinante, e vedete che qui invece è riportato. Verde o rosa è perché o in movimento, o fuori o dentro la galleria, perché lo studio è stato fatto all'interno di una galleria, si chiama Galleria Ravone, proprio per eliminare eventuali fattori interferenti. Qui vedete gasolio,
gli NO X prodotti dal gasolio, gli ossidi di azoto prodotti dal gasolio e questi quelli prodotti dal biocarburante. Problemi anche vi ho nominato gli idrocarburi policiclici aromatici, come vedete faccio riferimento sempre all'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, questa è la definizione, la classificazione degli idrocarburi policiclici aromatici in base alla cancerogenicità. Gruppo 1 sicuramente cancerogeno, il gruppo 2 probabile, gruppo 2B possibile. E perché faccio vedere questo? Perché tutti gli idrocarburi policiclici aromatici ritrovati sia nel gasolio che nel biodiesel sono, rientrano, quelli rossi rientrano nel 2A, quelli arancioni nel 2B. Questi altri sono, li vedete male, ma la freccia questa qui indica gruppo 3. E vedete bene a occhio che la quantità di idrocarburi policiclici aromatici del gruppo 2A è nettamente superiore rispetto a quelle prodotte dal gasolio. E lo stesso per quanto riguarda la quantità di idrocarburi policiclici aromatici per PM10, anche in questo caso la quantità è praticamente doppia rispetto nel biodiesel rispetto al gasolio. Quindi il gasolio dopo il metano è risultato il combustibile a più basso contenuto di idrocarburi policiclici aromatici. Stesso problema per la massa depositata di idrocarburi policiclici aromatici, qui vedete 1,59, 0,83, questo è il biodiesel e questo è il gasolio. Una precisazione: questo studio è stato tenuto segreto perché chiaramente non andava verso la convinzione che quello che era combustibile vegetale era migliore rispetto al gasolio. Però per fortuna la provincia e il comune di Bologna lo hanno esplicitato e ne hanno fatto un lavoro che potete trovare in internet andando a cercare sul comune di Bologna. Valutazione della qualità dell'aria 2002, l'hanno pubblicato nel 2002. Centrale biogas che mi hanno detto si vuole costruire qui è da 2,6 megawatt, è una grossa centrale, e c'è scritto nei documenti con biomasse agricole derivanti da produzioni dedicate e da reflui zootecnici. Noi medici per l'ambiente, questo lo dico chiaro, non siamo contro il biogas, ma a determinate condizioni. La prima condizione è che siano impianti, se sono industriali, cioè quindi a grosse produzioni di biogas, quindi grosse centrali, però il metano deve essere immesso in rete, cioè messo nel metano dotto, non bruciato in loco. E inoltre deve essere il più puro possibile. Io ho letto sempre nella documentazione che si parla di una purezza di una quantità di metano pari al 65% presente nel biogas. Ci sono impianti che arrivano o almeno dicono di dare una purezza che è vicina al 90-95%. Quindi la logica vuole che sia il più puro possibile. D'altra parte c'è anche un decreto legislativo che regola questa immissione in rete e è pagata, incentivata. Seconda condizione che sia ai piccoli impianti, cioè inferiori ai 250 kW, con utilizzo di scarti animali o vegetali prodotti dall'azienda, non dei prodotti per, ma gli scarti che normalmente vengono, come facevano una volta i contadini, i nostri contadini che usavano la retamaia dove mettevano i loro rifiuti organici. Ditte che costruiscono, questa è una ditta umbra, chiaramente non dico il nome, per esempio fa impianti da 10 a 150 kW, un impianto di 60 kW costa intorno ai 430 euro, soltanto con l'energia elettrica risparmiata e l'acqua calda prodotta si ripaga in 3-5 anni.
Nonostante questo, chi la produce dice con un basso impatto ambientale. Piccoli impianti fatto con prodotti da loro fatti, da loro, con i loro scarti, però ammettono un piccolo impatto, un basso impatto ambientale. Pensate quanto può fare una grossa centrale come quella che vogliono costruire. Questo è il professor Corti dell'Università di Milano, ha scritto un articolo il 3 giugno del 2012, anche questo lo potete trovare in internet, basta andare sul sito che ho segnalato. Lui parla di energicoltura o pattumicoltura. Secondo lui, e io sono d'accordo, crea solo sdegno morale il fatto di produrre cibo per bruciarlo. Quello che vedete è la raccolta dell'insilato di mais, per fare l'insilato di mais, vedete il grano turco ancora è praticamente in fase di crescita. Lo stesso per quanto riguarda il triticale, che è un ibrido tra il grano e la segale, vedete che è ancora addirittura verde. E il professor Corti lo dice chiaramente, che è solo una questione di business, di affari, l'utilizzo delle biomasse per fare biogas e anche per smaltire rifiuti. Lui lo diceva il 3 giugno del 2012, lo diceva in maniera molto forte. Guarda caso, il 6 luglio del 2012 viene questo maledetto decreto fatto da questo governo, dove si danno incentivi per bruciare rifiuti indifferenziati. Tariffe specifiche per bruciare questi rifiuti significa ammazzare la raccolta differenziata, perché nel decreto è scritto che vengono bruciati rifiuti non da raccolta differenziata, quindi quale comune si metterà a fare la raccolta differenziata o come si sente incentivato a continuare o a incrementare la raccolta differenziata. Ci sono degli incrementi burocratici per quanto riguarda le energie veramente rinnovabili come il fotovoltaico, e guardate che razza di incentivi si prende. Un piccolo impianto che brucia rifiuti indifferenziati si prende 257 euro a megawatt per 20 anni e un grosso impianto oltre 300 kilowatt prende 145 euro a megawatt. Poi, questo penso che l'avete sicuramente visto, cittadini di questa città, di questo paese del Salernitano, si sono ritrovati ad avere una centrale a biogas che invece ingeneriva rifiuti. L'Europa chiaramente è tutta da un'altra parte, perché ci sta dicendo che l'incenerimento non è il generamento dei rifiuti non è la scelta ideale, anzi devono essere potenziate al massimo la raccolta differenziata e il recupero delle materie per creare materia prima secondaria. Comunque qui in Italia abbiamo delle leggi fatte su misura, poi ve ne parlerà meglio il dottor Pellegrino, partite tutte dal decreto Renzi, Dronchi, qui vado veloce, sono tutte le leggi che regolano questo problema, e come vedete i rifiuti urbani sono considerati biomasse. Quindi la prima cosa che come cittadini dovremmo pretendere è l'abolizione dei certificati verdi di CIP6. Mi hanno detto anche che si parla di un pirogassificatore, ho visto anche l'articolo di cui se ne parlava, e per accennare che cos'è la pirolisi praticamente è la combustione in assenza di ossigeno a temperature di 400-800 gradi, mentre invece la gassificazione è sempre un trattamento in combustione con una piccola quantità di ossigeno con temperature superiori che possono arrivare
ai 1000-1100 gradi. La pirogassificazione è l'insieme delle due metodiche. Questo è lo scopo ultimo di questo processo, di produrre questo gas che si chiama syngas, che contiene anche del metano, e per poi praticamente riduciarlo. Stranamente, curiosamente, il 17 gennaio 2011 ero a Pisa, invitato dalla ASL di Pisa, cioè di Empoli per la precisione, da Maria Grazia Petronio, e insieme con il dottor Fabrizio Bianchi del CNR di Pisa organizzarono questo convegno sul problema pirogassificazione e impatto sulla salute. E come vedete, oltre a me c'erano anche altri tre relatori, tra cui il professor Tamino dell'Università di Padova, e guarda caso si parlava proprio di un pirogassificatore dello stesso tipo che vogliono, di cui si parlava nell'articolo, e lo volevano impiantare a Castelfranco di Sotto, e poi il comune diede parere negativo per la sua messa in opera. Comunque la pirogassificazione è un processo sempre di combustione dove c'è la produzione di sostanze tossiche che vanno dall'anidride solforosa alle diossine, agli ossidi di azoto, alle polveri sottili, no, non sono io che lo dico, come vedete era il professor Gianni Tamino, tra l'altro poco tempo dopo, sempre in un intervento fatto per un altro impianto che vogliono mettere a Castiglione d'Orcia vicino a Siena. Facendo il calcolo di questo pirogassificatore che volevano mettere, a Castiglione d'Orcia, in ogni anno verrebbero prodotte 7 tonnellate di polveri, ossido di azoto 28 tonnellate e ossido di carbonio 36 tonnellate, che vanno chiaramente nell'ambiente e quindi anche noi respiriamo o mangiamo. Inoltre c'è il problema delle diossine, perché in base alla quantità di cloro presente nei rifiuti utilizzati, e le diossine, siccome una quantità di cloro piccola c'è sempre, la produzione di diossine c'è comunque. E a proposito di questo, vi prego di comprare o di farvi prestare, di leggere questo libro che è recentissimo, uscito ora. Si chiama Diossina, la verità nascosta, scritto da Paolo Raputti, consulente di Casson sul processo di Porto Marghera e sulla situazione che si è venuta a creare a Mantova in conseguenza leggete il libro, poi lo vedrete. Comunque è scritto molto bene e, anche se molto tecnico, si può scorrere abbastanza velocemente. Questo è Caldiroli, che è dirigente, un tecnico laureato presso l'ASL di Milano, dove parla della pirogassificazione. Si tratta di una forma di incenerimento alternativa e non di un'alternativa all'incenerimento dei rifiuti, questo tanto per essere chiari. Quindi parliamo sempre di combustione, comunque la mettiamo, la rigiriamo, il triangolo, un triangolo con tre lati uguali, si chiama equilatero, triangolo equilatero, quindi come la mettiamo, come lo giriamo, il problema è sempre quello, la combustione, sia che sia biogas, sia che sia syngas da pirogassificazione, sia che siano biomasse, il problema è sempre quello. Siccome la legge di Lavoisier, che è del 1789, in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è ancora valida, le problematiche legate alla combustione sono sempre quelle. Quello che è importante di questa legge è che, oltre a quello che ho detto prima, è il fatto, è questa parte, che quello che noi mettiamo a bruciare non lo vediamo più, però vediamo qualcosa che è diverso, cioè vediamo, delle volte non lo vediamo, qualcosa viene fuori, qualcosa di diverso, cioè in pratica bruciare significa non eliminare, ma trasformare.
E questo accade ogni volta che noi bruciamo qualcosa, anche la legna che utilizziamo per scaldarci, in quanto la combustione è un ciclo aperto, cioè so quello che entra, ma non so quello che esce, o perlomeno so quello che esce in base a quello che poi vado ad analizzare. E questi COV, composti organici volatili o sostanze nuove da combustione, sono l'elemento che crea più problemi, in quanto tra questi COV troviamo il diossina, furani, idrocarburi policiclici e benzene. Mentre la natura ha un ciclo chiuso perché non fa rifiuti e non usa la combustione. Questi problemi, questi COV, questi composti organici volatili o sostanze nuove da combustione non sono biodegradabili, non sono bioprocessabili, per cui vanno a interferire nell'ecosfera, nell'atmosfera, idrosfera, biosfera, per cui rimangono lì e creano i danni che poi sappiamo. Questa è un'immagine che vediamo quasi tutti ogni volta, no? È un lavoro pubblicato da Federico Valerio, direttore del Dipartimento di chimica ambientale dell'Istituto Tumori di Genova, pubblicato su Epidemiologia e Prevenzione, una rivista di caratura internazionale, dove analizza le problematiche legate alle biomasse legnose, cioè al legno, la legna da ardere. Come vedete, riporta che pur bruciando legna normale si creano polveri fini e ultrafini e anche sostanze come il benzene, diossine, formaldeidi, idrocarburi e quant'altro. Anche questo si può trovare tranquillamente in internet. Queste micropolveri sono pericolose perché trasportano, fanno da veicolo di trasporto alle sostanze di cui vi ho detto prima, e se noi le polveri le misurassimo non a peso come viene fatto ora, ma le misurassimo a superficie, avremo questa sorpresa. Conoscete tutti il cubo di Rubik? Il cubo di Rubik ha gli spigoli di 3 cm, se noi misuriamo la superficie di questo cubo arriviamo ad avere 50 cm quadrati. Ma se io riempo questo cubo con cubetti piccolissimi di un miliardesimo di metro, come potrebbero essere le micropolveri, e vado a misurare la superficie e la sommo, vengo ad avere 1,3 km quadrati in questo cubetto. Quindi capite che razza di carico viene portato da questi cubetti rispetto a questo grano, il carico tossico. Questo è un capello visto al microscopio, questa è la sezione del capello, queste sono le micropolveri che si dividono, come vedete, in fini, inalabili e ultrafini. Le micropolveri più sono piccole, più raggiungono la parte terminale delle vie respiratorie, gli alveoli le attraversano e, oltre a dare problemi locali, vanno in circolo e dove vanno a depositarsi creano incidenti sia di tipo neoplastico, cioè di tipo tumorale, ma anche problematiche di tipo cardiovascolare, di tipo vascolare. Ma la cosa che sta avvenendo e sta sconvolgendo ora di più è questa: che cosa succede negli embrioni? Un tempo si pensava che le alterazioni interessassero il DNA. In effetti non interessa il DNA di per sé, perché si pensava alle alterazioni proprio dei geni che costituiscono il DNA. Invece è stato visto da una nuova, scienza che si chiama epigenetica, che il DNA che si trova nelle cellule, e nel nucleo delle cellule, e che ogni cellula contiene 2 metri, le alterazioni che si vengono a creare riguardano l'arrotolamento di questo DNA per avere un arrotolamento idoneo, devono essere presenti questi nucleosomi, e l'interferenza delle sostanze
di cui vi parlavo prima avviene proprio su questo arrotolamento, in conseguenza del fatto, agendo sulla metilazione di questi nucleosomi e del DNA, avviene questa problematica che poi non permette un perfetto srotolamento, quindi una perfetta lettura del DNA. Dell'epigenetica se ne stanno interessando a livello mondiale, questo è uno dei libri usciti nell'agosto del 2011, la biologia moderna sta riscrivendo la nostra comprensione genetica di malattie ed ereditarietà, riferendosi appunto all'epigenetica. Questo è un convegno che si terrà il 26 ottobre del 2012 in Belgio, a Bruxelles. Vedete Luc Montagnier, il premio Nobel per la medicina. Questo è il professor Belpomme, presidente, direttore dell'Istituto Internazionale della Ricerca sul Cancro della Francia, e questo è Ernesto Puggio, il nostro direttore scientifico. Stanno proprio studiando, vedete, parlano proprio dell'epigenetica, quale elemento fondamentale per capire i meccanismi che determinano l'insorgenza di malattie. Perché l'epigenetica è così importante? È importante perché purtroppo in Italia, dai dati del 2008, abbiamo un'incidenza molto più elevata nei bambini per quanto riguarda le malattie tumorali, doppia rispetto al resto d'Europa e quasi ancora di più rispetto agli Stati Uniti d'America. Ma quello che è importante è che l'incremento maggiore riguarda i bambini sotto l'anno di età, più 3,2%. Questo indica che c'è qualcosa durante lo sviluppo intrauterino, quindi durante lo sviluppo embrionale, che va a interferire, perché voi sapete che i tumori non è che sorgono oggi per domani, no? C'è, occorre un certo tempo. Allora, se ho l'incremento di questi tumori nei bambini così piccoli, vuol dire che è accaduto qualcosa prima della nascita. Ecco perché l'epigenetica sta assumendo un valore sempre più importante, e non solo per quanto riguarda le malattie tumorali, ma anche per quanto riguarda le malattie cronico-degenerative come l'obesità, il diabete ed altre. E questo è un elemento fondamentale su cui dobbiamo ragionare, perché per quanto riguarda il PM10 o il PM2,5 ci sono dei limiti di legge, per cui avete sentito al telegiornale, no, è stato chiuso il traffico per la presenza di proprio sforamento delle PM10 che avevano superato 50 mg per metro cubo. Ma la domanda da farsi è: ma questi limiti di legge sono per tutti uguali, o forse per i bambini occorrerà pensare in maniera diversa? Vi riporto la diapositiva che vi ho già fatto vedere prima. Questi sono gli idrocarburi policiclici aromatici presenti nel biodiesel o nel gasolio. Vedete, sono sotto i 50 microgrammi per metro cubo. E quindi allora dice: beh, allora che problema c'è? Stiamo sotto i limiti di legge. Questo è Rossignani Paolo, direttore dell'Istituto di Epidemiologia dell'Istituto Tumori di Milano, il quale è venuto a Perugia facendo una relazione sui limiti di legge per il particolato PM10, PM5, PM2,5. Queste le sue conclusioni: rilevare che le micropolveri siano sotto i limiti non significa non avere malattie o non avere morti. Noi non diamo tanta importanza al problema delle micropolveri. Già nel 2004 il Time invece aveva dedicato addirittura un numero speciale killer segreto, indicando proprio come killer segreto le micropolveri, e guardate le malattie che, secondo l'articolo riportato nel 2004, sono coinvolte. Parliamo di malattie cardiovascolari, cancro, Alzheimer e così via. Questo è uno studio del 2007 fatto in Scandinavia, quindi
regione non molto popolosa, dove praticamente le emissioni in aria di polveri fini e ultrafini determinano un incremento di mortalità per ictus in zona a bassi livelli di emissioni. Questo è quello che vi ho fatto già vedere prima, riguardava problemi legati alle centrali biogas. Uno dei problemi è sicuramente l'acido solfidrico, anche se si parla sempre di tracce di acido solfidrico, ma studi anche recenti, risalenti al 2011, dicono che il problema dell'acido solfidrico nel biogas è molto consistente, e l'acido solfidrico è un veleno quando è presente ad alte concentrazioni, ma può creare problemi anche a basse concentrazioni. Riguardo a anche questa diapositiva, ve l'ho fatta vedere prima, gli ossidi di azoto e le polveri totali sospese. Vedete il metano, dice, ma il metano quando brucia si forma solo anidride carbonica e acqua. Dipende dalla purezza. Se metano puro al 100% non esiste, anche quello che ci arriva dall'Algeria o dalla Russia presenta delle impurità, e quindi vedete c'è una certa quantità di polveri sospese anche quando si brucia metano. Poi gli NOx è lo stesso problema, dipende dalla purezza. L'altro problema che riguarda il biogas è il digestato. Il digestato contiene molto azoto, l'azoto è un elemento fondamentale per la vita, però nel digestato ce n'è tanto, tant'è che viene anche regolato per legge, ma oltre all'azoto ci sono anche altri problemi, ci sono pesticidi, ci sono diserbanti, ci sono antibiotici, ci sono metalli pesanti, cioè tutte sostanze strane che poi rientrano nel ciclo comunque alimentare. Perché anche qui è un problema legato alla produzione, più produco più ho biogas, quindi l'economia e il tornaconto delle volte fa dimenticare molte precauzioni. Come dicevo, l'azoto che va immesso nelle colture, nei campi, è regolato dalla legge. Bisogna metterne non più di 170 kg per ettaro all'anno, oppure 250 kg, dipende dal tipo di coltura e dal tipo di terreno, e comunque se prendete un'acqua minerale qualsiasi, se prendiamo l'etichetta di questa acqua, vediamo che c'è scritto la quantità di nitrati. I nitrati, cioè l'azoto che viene assorbito e si trasforma in nitrato, nel terreno, se ce n'è più di 50 mg per litro non è considerata potabile l'acqua. Poi c'è un altro problema, siccome portano sempre l'esempio della Germania, ma la Germania c'ha un sacco di impianti a biogas, e va bene, allora sono andato a fare una ricerca, la potete fare tutti, basta andare su Wikipedia. In Germania alcuni ricercatori hanno suggerito nella voce vantaggi e vantaggi e svantaggi dell'impianto a biogas, c'è chi afferma, alcuni ricercatori affermano che l'epidemia che c'è stata nell'estate del 2011 dei famosi cetrioli spagnoli erano invece provocati probabilmente da una Escherichia coli. Escherichia coli è quella che dà normalmente banali, tra virgolette, infezioni urinarie che di solito si curano col Bactrim o con poca d'ampicillina o comunque con antibiotico si risolvono sempre. In questo caso l'Escherichia coli è resistente probabilmente proprio per la presenza anche di antibiotici nel digestato, per cui ecco la possibile causa di morte. E poi il problema del pomodorismo. Si hanno osservato tra l'estate 2011-2012 un aumento di botulismo questi ricercatori danno la colpa alla presenza di massiccia di queste centrali di biogas. Il professor sempre Corti
riporta in un suo articolo, sempre sul suo sito, le ricerche, le conclusioni di questo ricercatore Eric Boone dell'Università di Göttingen, che ha riferito a una conferenza europea mondiale sulle risorse biosolide e organiche, proprio al seminario Botulismo e altri allarmi, come possiamo rassicurare il pubblico circa la sicurezza del ciclo degli scarti organici. Boone, residui degli impianti diversi, anche il pericolo di diffondere spore pericolose di Clostridium botulinum nell'ambiente. Quindi questo è quello che ci viene dalla Germania. Allora, c'è una Nissan Juke nera, AJ5, se la può spostare un attimo. Questo è la tossina botulino, questo qui che vedete, questo è il batterio, queste sono le sue spore. La tossina botulinica è praticamente il più potente veleno che esiste in natura, anche se adesso si usa in cosmesi, perché dà una paralisi dei muscoli neuromuscolare e una paralisi flaccida, ecco, perché si distende la pelle e non ci sono più le rughe. Va bene, l'articolo 32 della Costituzione, l'ho già detto, la salute è un diritto fondamentale dell'individuo. L'articolo 41 dice che l'iniziativa economica privata in Italia, solo in Italia, è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi questo lo dico a me, non so se ci sono altri medici in sala, se ogni medico deve rispettare il codice deontologico, il nostro codice di professionale, all'articolo 5 noi siamo tenuti a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora come elemento fondamentale, non solo, ma dobbiamo creare una cultura per l'utilizzo appropriato delle risorse naturali, con il fine di garantire alle generazioni future la fruizione di un ambiente vivibile. Però nello stesso tempo chi amministra si deve ricordare che in base all'articolo 32 della legge della Costituzione e la legge 833, poi codificata anche dall'articolo 117 della legge 112/1998, il sindaco è l'autorità sanitaria locale, per cui deve sempre tenere presente il principio di precauzione, che significa avere un atteggiamento anche nel sospetto che qualcosa possa essere pericoloso, di non far sì che quella cosa avvenga. Finisco all'ultima diapositiva. Ho iniziato con Lorenzo Tomatis, questo è il libro scritto da lui, parla della sua vita in pratica. In questo libro c'è una frase che io ho riportato: adottare il principio di precauzione e quello di responsabilità significa anche accettare il dovere di informare, impedire l'occultamento di informazioni su possibili rischi, evitare che si consideri l'intera specie umana come una specie di cavie sulle quali sperimentare tutto quanto è in grado di inventare il progresso tecnologico, dando invece priorità alla qualità della vita, all'equità sociale e ponendo il mantenimento della salute al di sopra dell'interesse economico. E io vi ringrazio.